Miriam e l'incredibile profezia. La Cina pretende di governare il mondo e lancerà i suoi germi infettivi all'umanità. Era il 25 settembre 2019 quando la presunta veggente di Carbonia, del Colle del Buon Pastore, Miriam Corsini, riceveva questo messaggio dal cielo. Si racconta della prossima venuta di Gesù Cristo e della Madonna sulla terra, ma anche dell'America al suo declino e di germi che, provenienti dalla Cina, invaderanno l'intero mondo, creando la pandemia che oggi è presente con il virus Covid e le sue varianti. La data è ovviamente di alcuni mesi antecedente all'effettivo svilupparsi della pandemia, quando ancora non se ne sentiva parlare. Miriam e l'incredibile profezia. La Cina pretende di governare il mondo e lancerà i suoi germi infettivi all'umanità. Carbonia, 25 settembre 2019. Gesù sta per essere nuovamente sulla terra. Gesù e Maria raggiungeranno presto la terra. Vengono a disciplinare questa misera umanità alla sequela di Satana. Miriam, il tuo Dio ti dice: il mio calice è versato. L'uomo deve ravvedersi prima che giunga l'avvertimento. Deve convertirsi a colui che è l'unica verità. I miei discepoli stanno lavorando per me, divulgano la mia parola e si prostrano solo a me. Credete fermamente in Gesù Cristo e non mancategli di rispetto. Il vento soffia forte, la nebbia viene fitta, il vulcano del terrore è prossimo alla sua esplosione, divorerà tutto. L'America è al suo declino. La Cina pretende di governare il mondo e lancerà i suoi germi infettivi all'umanità. Sappiate che la preghiera può mediare tutti gli eventi, chiedete perciò aiuto al cielo, chiamate Gesù in vostro soccorso, chiedete a Maria la sua venuta urgente per potervi salvare da tutto ciò che sta per accadere. L'uomo va ignaro di ciò che sta per succedere, all'improvviso si troverà di fronte al potente uragano e resterà spiazzato, si sentirà morire solo allora, invocherà il nome del Signore in suo aiuto, ma il Signore passerà oltre. Il mio popolo langue a causa dell'indifferenza degli uomini malvagi. Nessuno di questi potenti della terra muove il proprio cuore al ravvedimento. Satana impera su di essi, ha preso totalmente il loro cuore, divenuto ormai di pietra. Il mio intervento li metterà a tacere per sempre. Sottometterò il malvagio, lo metterò in condizioni di miseria e dolore infinito affinché subisca la sorte che ha dettato sui miei piccoli. Il vento soffia forte, è un vento di morte. Attenti ai segni, o uomini. Attenti o voi che non vegliate e beffeggiate i vostri fratelli che vigilano giorno e notte. Il Signore passerà e prenderà con sé solo coloro che troverà segnati in sé, tutti quelli che avranno seguito la sua legge, i santi comandamenti di Dio. La vita verrà invivibile su questa terra, la fame sarà devastante come le nuove malattie, non ci sarà possibilità di cura, vi troverete in una situazione di sterminio. La terra non produrrà più, le sorgenti si seccheranno e chi non avrà fatto le giuste provviste, chi non si sarà ricoverato nel mio amore, perirà di stenti. Nessun uomo sulla terra si salverà se non si sarà convertito a me, se non avrà riconosciuto me quale suo Dio, quale unico e vero Dio, perché Dio lo abbandonerà. Amati figli, o voi che attendete il mio intervento divino su questa terra, ecco che in voi verrà grande gioia, perché sarete messi al sicuro in me. Dove credete di andare, o voi creature che non mi amate né mi rispettate? Poveri uomini, poveri perché siete caduti a causa della vostra stoltezza. Poveri uomini strozzati dagli artigli del demonio. Tornate in fretta a me, o uomini, mettetevi al sicuro in me, perché ecco che io vengo. Amen.